L'ordine del giorno che ho presentato si ricollega alla mozione presentata dalla Lega Nord, che prevedeva nel dispositivo gli impegni per il governo affinché gli stessi possano essere impiegati, ovviamente stiamo parlando dei ricavi della cessione delle Ferrovie dello Stato, a favore del trasporto pubblico locale. Bene, Presidente, l'Italia meriterebbe per ogni regione un capitolo o una mozione specifica, perché il sistema ferroviario italiano, purtroppo fuori dalla grande velocità della linea principale, in molte regioni necessita di notevoli investimenti e in molti casi addirittura ci si trova ad avere davanti strutture che risalgono al ventennio. Le porto con questo ordine del giorno e porto l'attenzione dell'Aula alla situazione della regione Umbria, che nel caso specifico è una realtà paradossale, al centro d'Italia, ma totalmente scollegata rispetto alle direttrici principali di alta velocità e da qualche giorno addirittura con un aeroporto inaugurato nel 2012, costato 50 milioni di euro, sostanzialmente vuoto e lasciato a se stesso. Questo ordine del giorno che cosa chiede al governo? Chiede un impegno. Chiede al governo di considerare che i fondi o comunque le risorse o comunque quello che è il piano che necessariamente dovrà essere congegnato con chi dovesse acquisire le quote in cessione delle Ferrovie dello Stato comprenda anche investimenti. Nel caso specifico sulla direttrice Orte-Foligno-Ancona e ancora nel caso specifico andando a riqualificare quel sistema di collegamento ferroviario che una regione non è in grado di gestire per conto proprio. È naturale, Presidente, che se c'è investimento sulle infrastrutture ci possa essere anche ricaduta benefica sul tessuto e sul territorio. La stessa regione che ha una grande potenzialità turistica risulta difficilmente collegata con la capitale. È evidente quindi che questo ordine del giorno chiede al governo, e leggo testualmente, di accompagnare il piano di cessione delle quote pubbliche delle Ferrovie dello Stato italiane con un adeguato piano di investimenti atto a sostenere e a finanziare progetti di riqualificazione ad alta velocità del collegamento esistente Orte-Foligno-Ancona e di sviluppare la rete secondaria del trasporto ferroviario regionale Umbro di recentemente acquisita da Bus Italia, completandone almeno l'elettrificazione e il rinnovo del materiale viaggiante. Si potrebbe fare il medesimo discorso sulle altre regioni. Questo però è un esempio, una regione che ha grandissime potenzialità turistiche, che ha una fortissima propensione ad attrarre, ma che risulta difficile nei collegamenti. E quando i collegamenti sono difficili, l'economia ne risente. Leghiamo anche il dato drammatico di una perdita dell'8,5% del PIL della stessa regione rispetto al triennio precedente, in cui le altre regioni hanno avuto un calo ma molto inferiore alla metà di questo dato. Il governo si impegni in questo campo e si impegni su questo esempio. Stiamo parlando di una realtà che consentirebbe di collegare l'Adriatico con il Tirreno, che collegherebbe le regioni centrali d'Italia che sono sostanzialmente oggi emarginate rispetto al collegamento ferroviario principale ad alta velocità. Grazie.